il diverso. Le ampulle del tempo erano miriadi infinite. Riposavano nel magazzino immenso che vaporava sopra l'orizzonte e in ognuna di esse era contenuta una vita. Le innumerevoli mani del tempo le prendevano nei momenti stabiliti lassù e le rovesciavano sui sostegni dell'esistenza. Allora le ampolle cominciavano a gocciare. Erano stille di vita quelle che cadevano giù nel pozzo del mondo inferiore e ognuna donava l'esistenza di un essere lungo lo sgorgare continuo delle acque della natura. Le ampolle del tempo versavano con lentezza le loro gocce piene di riflessi che rappresentavano tutte le occasioni dell'esistenza: gioia, dolore, fame, freddo, danza, amori, odio, guerra, tempo sereno. Ogni creatura che vivesse nel mondo inferiore aveva la sua ampolla che gocciava lassù, fino a quando tutto il liquido si fosse spento nel secco arido della sparizione. E c'erano ampolle per le esistenze di carne e per quelle d'erba, per i giganti delle radici e per il filo più minuto fra i vegetali, per ogni uomo e per tutte le bestie, ognuna riposta con gelosia e con cura paziente negli ingranaggi dell'evoluzione. Tutto avveniva nella pace azzurra di quando non c'è tempesta di eccezione. Le passioni e le febbri del mondo inferiore non potevano mai raggiungere la musica dolce e implacabile che dava il ritmo all'infinito gocciare. Mai. Eccetto una volta sola, quando un maleficio esplose così ampio che tutta la malvagità umana creò una vibrazione lunga, troppo più lunga del globo delle chiusure. Allora per un attimo una mano del tempo impazzì. Era stata una donna accusata d'essere strega, mentre bruciava viva e aveva scagliato nell'involucro dell'esistenza un fumo di disperazione, alto e sottile, così sottile e così alto che quella mano del tempo l'aveva percepito. Questo era avvenuto laggiù, nel grande prato sotto la rocca, dove poi crollò una roccia sull'altra e fu chiamata la sedia del Papa. Allora furono afferrati in uno stesso battito, fuori degli equilibri, due ampolle, una d'uomo e una di bestia, e furono versati insieme in un miscuglio feroce, in un gorgoglio pazzo e senza misura. La mano del tempo fu recisa. Cadde giù, nel pozzo del mondo inferiore, nel cuore delle esistenze che non hanno perché. Ma le stille di vita erano ormai mescolate e per la prima volta, dall'alto della serenità, gocciò giù l'orrore. Nascere uomo dentro un puledrino d'asino. Crescere con lui e cominciare la via della ragione tardi, quando il corpo dell'asino ha già la stampa della fatica sulla pelle. Sentire il ruggito dell'umano che non può esprimere l'anima se non con il raglio bestiale. Era un asino bellissimo, più grande, assai più grande degli altri. All'inizio era stato docile e sottomesso, come tutte le creature fatte schiave del carico da tempi senza memoria. Dopo, quando in lui era cresciuta la stilla dell'uomo più lenta di quella della bestia, aveva rotto a calci e morsi ogni docilità. Lo avevano bastonato a sangue e gli avevano gettato addosso pastoie di canapa pura e di cuoio conciato tre volte. Inutile. L'asino aveva distrutto, aveva strappato e aveva ucciso. Ed era libero nei boschi. Dentro di lui l'uomo, ogni giorno più furente, avvolto nella pelle che lo legava e non si poteva strappare. Il demonio,
dissero. Infatti, schivava ogni freccia con intelligenza acuta ed evitava con agile mossa ogni arma da taglio e colpiva col calcio inesorabile anche un guerriero catafratto, molto più lento. E stava nei boschi fondi delle colline sopra il lago, verso il becco del Lugrino che parte dal ciglio della strada vecchia e va a tuffarsi molto al di sotto nelle acque serene. Il bosco si stendeva allora fino a metà della Valle Perlata e saliva verso il paese e finiva poco distante. Si decise che era meglio che fosse lontano ad evitare ogni contatto infernale. Tutti i giorni e tutte le notti qualcuno udiva il raglio possente che significava una furia, una vergogna, un'impotenza, un burrone fondo d'angoscia. E si facevano preghiere e molti santi uomini avevano asperso il limitare del bosco oscuro con acque lustrali ed oli consacrati, che non uscisse il demone a portare oltraggio e distruzione. Poi le ampolle del tempo avevano stillato nello stesso luogo del mondo inferiore le gocce di una bambina, gocce dolcissime, come forse solo la mano dell'Eterna aveva saputo comporre. Così nacque la bimba e tutti si innamorarono di lei appena la vedevano. Bastava che qualcuno si avvicinasse e ne sentisse il profumo dell'innocenza che non sa pensare alcuna cosa cattiva. Ed era nel paese come se fosse una benedizione. Sapeva calmare così piccola ogni lite, col sorriso verso i litiganti e placare i dolori con una carezza. Cresceva nei giochi e spesso le stradine non le bastavano più. Usciva allegra come un cirro bianco a giocare nei campi con le compagne ed anche da sola, e le dicevano di stare lontana dal bosco, che dentro scorreva il maligno con forza indomabile. Lei però vedeva gli alberi del bosco come creature amiche e quando non c'era nessuno andava ad accarezzare le bacche rosse dei cespugli, sempre più dentro. Lì incontrò l'asino umano, scatenato nei salti e nel rotolarsi fra le spine contro se stesso e la sua doppia vita prigione, e ragliava un dolore infinito che la piccola percepì. Quando le fu vicina, la bestia non lesse nei suoi occhi la paura e vide una mano piccina tesa ad una carezza per la prima volta. Non ebbe odio, ma un oscuro terrore e galoppò via in fuga senza perché. Ma spiava nell'ombra quando la piccina fosse tornata, perché nell'intrico della mente umana e bestiale non riusciva a comprendere cosa fosse una mano tesa. Un giorno la bimba giocava con i fiori e lo vide. L'asino arretrò, ma un albero grande gli precluse l'indretreggiare. E la bimba disse parole di miele e alla fine lo toccò sul muso. Ogni umano, col cuore di egoismo, avrebbe avuto terrore del morso che aveva già stracciato molte braccia. Lei non ebbe paura. Così l'asino placò la sua rabbia per la prima volta nella beatitudine d'una carezza. Poi si incontrarono spesso. E la bestia riusciva perfino a farla salire sulla groppa per farle vedere tutte le meraviglie del bosco fondo, dove il sole veniva ogni giorno a giocare con i rami e le foglie e a creare gli incanti delle ombre sopra la tenerezza delle erbe. Per la bestia ogni tocco della mano, ogni parola innocente erano come il chiudersi di molte ferite profonde. E viveva fra i tronchi, aspettando le visite rade della bambina di sole. Di notte non si ascoltava più l'urlo che arricciava la pelle del terrore. Ma li videro insieme a giocare, quelli che avevano nella vita la regola del cuore impazzito. Si sparse la voce della bambina che andava a giocare col Satana dei boschi. Molto fu interrogata da uomini di preghiera, e non seppe dire altro che parole innocenti di giochi.
Molto fu detto fra la gente. Si parlò del demonio che aveva assunto due forme, d'asino e di bimba. È inganno, dicevano, per sedurre la gente e renderla possesso del Signore d'ogni male. La bimba era piccola e tenera, ma gli occhi della paura la videro come un piccolo mostro, una truffa del male. E quando perfino suo padre ne ebbe paura, allora fu messa in una cella stretta per aspettare la sua età maggiore. Poi fu preparato molto legname secco a bruciarla e ricondurla nel regno del fuoco, dove tutto è paesaggio eterno. Essa era legata e piangeva e gridava paura. Un monaco vecchio le disse attraverso il grondare dell'acqua benedetta: «Nel nome di Dio sarà bruciato il tuo corpo per rendere pura l'anima al Creatore». Quando le fiamme si alzarono a danzare la distruzione, un raglio feroce fu udito e fu vista una creatura impazzita saltare al di là delle barriere fino dentro il cuore del fuoco, a morire insieme a quella che era stata l'unica dolcezza sua. E il vento sparse le ceneri, e fu sparsa nelle vie di piombo anche la gente, cieca, felice e sicura perché era stata distrutta la doppia faccia del male, poiché per chi vive da stolto ogni mistero dell'essere è celato ed ogni diverso nella vita viene creduto fonte di male. Ma il male ogni stolto lo crea, lo nutre e rovescia nel mondo e chiama questa follia volere di Dio lassù.